Bisogna anche per una È cosa vero, che anche la guerra per... non dovresti, no? Ma come dici tu, dentro e fuori dal ring, non c'è differenza. Fuori ecco perché i ragazzi del tuo team mi hanno chiesto come mai sono appassionata di boxe, lo sai, no? Perché io ci trovo molta similitudine con la vita. Comunque, se posso fare un minimo di manager non sarò brava come Italo di Fisla. Resto sul tetto del monte e buttamelo giù, con quella sua faccia da deficiente. Fagli vedere chi sei. Fagli vedere chi sei. Fagli vedere chi sei. Perché il ring è tuo. Come con guardia, il ring è tuo. Come l'hai buttato giù. È stata una festa quella notte che sono andata letto a luna. Per accettare così, che aspetto di dire, fuori. Una cosa di calcio, perché mi ha detto, questo senso, ma raccontami. Adesso se sei impegnato, non voglio di storie. No, non sono guardato, guarda, tra poco, mi vado a ripulicare un'altra volta. Hai portato anche quei figli con te? No, i bambini no. Tanti figli? No, i bambini sono rimasti a casa con mia mamma. C'è solo Veronica, che adesso andrà a fare una passeggiata. Sì, dovete smaltire la tensione, altrimenti... Anche che siete troppo... Perché qui è tardi stasera, quindi... Sì, sarà lunga. Perché tu è il match club. Sì, quindi chissà che ora... No, alle 11. Alle 11 prima ci apre. Ah, poi sì. Poi dopo tornare. Ma c'è, mi hanno detto che prima qua ci sono due tutti vestiti. C'è per caso la prego? Infatti pensavo di stare per quei tre, tuo veramente. Guarda, loro dovrebbero combattere verso intorno alle 8, 8 e mezza. Dovrebbero combattere adesso, perché poi dopo c'è un altro match. No, forse anche 9, dai. Giovanni, 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 Giovanni,
carriera se voglio. E finiamo su Marcus che mi ha salvato la vita. Marcus, tu mi hai salvato la vita, no, mille grazie a te. No, para todos a ti. Da Guannina. Dai Giovanni! Dai! Oh cazzo ragazzi, che vittoria! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Siamo chilometri, superiamo il nostro Napoli con Giovanni! Vivo dal fuoco! Vivo dal fuoco! Siamo chilometri, superiamo il nostro Napoli! Siamo in tanti. Giovanni, in fondo al cuore, in fondo al cuore. Siamo anche abbastanza quattro di birra, eh? Il serio Marco sta bevendo a rotta di collo, è tutta la sera che beve, diciamocelo. Certo, ci manca Peter per una buona bevuta da inglese. Peter, sì, sobrio come sempre, però la birra sta facendo. It's a very, very long game. We are champion of the world. Dov'è Marcus? Lui lo butta fuori buono. C'è un tubo, peccato. Questo lo metto stanotte, c'ho wifi. Ce lo meditiamo tutto. A casa si fa Adria. Non ci piace. Dobbiamo fare la foto alla moglie del campione. Il pub è pieno, siamo solo noi. Oh, questo stanotte è online, ragazzi, c'ho da dormire. E beh, gli hai fermati tu, vero? Ma quello là dove c'ho, l'ha ammazzato, Marco, sempre serio, sempre che vive, Nazzaro. No, non ci crediamo. La birra del campione del mondo. Green Hill, beve pure. Beve pure.
Ma me li fa lasciare! Dai, dove le penso? Dove le penso? Ho visto veramente un sacco la bandiera, ho visto tutte le facce di un sacco di gente, mi sentivo veramente tanto. Non fanno per te. La cosa più bella è veramente riuscire a condividere questa cosa, ma veramente, ragazzi, cioè, sono stato tutta la settimana qua e quando mi dicevano quanti italiani venivano, quanta gente veniva, veramente ero contento, anche perché con ognuno di voi, sia io che Veronica, abbiamo passato un pezzo della nostra vita, quindi veramente ognuno è un pezzo di noi e veramente uno non si sente solo. Pensa, prima io mi vergognavo quando combattevo, non volevo che la gente venisse a vedermi e adesso invece riesco a trovare un sacco di forza quando venite, veramente, quindi grazie di cuore a tutti voi. Quelle cose che stai addosso, che so? Ma mi danno un momento uscito! Campione del mondo! Mattioli è troppo serio, mi sono persa le lacrime di Mattioli stasera perché butta fuori mi cacciavano via. Ragazzi, ora è un po' Italo come Master Yoda proprio dei Guerre Stellari, Italo Jedi. Italo Jedi. Cioè veramente c'è neanche offerta la birra, ragazzi, non so se vi siete conto. Hanno offerta la birra a tutti, sono stati carinissimi. Cioè dei signori siete sì, non abbiamo pagato nessuno, non ci hanno pagato. Non si vede niente. Facciamo tutte le mani. Non si vede niente. Ciao, si sente. Ciao. Io me ne andavo. Vabbè. No. Vabbè, allora ciao. Il 22 combatti. Cioè, siete tutte ombre. Siete ombre nere, va avviso. Dietro. Certo, che prendiamo un taxi. Ciao ragazzi. Di casa. Dovrebbe essere di qua. Vabbè, ce la farò, torno a casa. Sono tornata a casa, se no non ci sono tornata. Qui dovrebbe esserci il ponte che mi porta verso l'ostello, speriamo. Ora speriamo che trovo anche l'ostello. Aiuto. Tutto buio. Vabbè, sono anche i treni a quest'ora. Oppa. Ricordo. Vado dritta e poi giro fino a destra. Io. Verso casa. Guarda. Laggiù in fondo ci sono io. E mi apro, se no sarete veramente divertente la cosa. Aiuto, mi apriranno? Sì, mi apriranno, speriamo.
lo so. Devo passare la seconda. Aiuto, si è spenta la luce. Che fatica. Ora mi ci vogliono le chiavi. Aiuto. Ce la farò. Vediamo. Aprire la mia, questa è la mia, sono arrivata in camera, sana e salva, molto bene. Qua intorno vi gioco il numero 11, sono in camera prima.